la storia comincia intorno al 1220, quando questi frati domenicani decidono di fare un grande convento, e nel 1612 fondarono questa officina profumo farmaceutica di Santa Maria Novella. L'officina ha avuto un'espansione notevole per essere un'azienda artigianale. Coniugare la tradizione con l'innovazione è importantissimo. Io la considero sempre un'azienda artigianale, anche se ha quasi 100 dipendenti, perché chi l'ha visitata se ne rende conto, sono tante piccole aziende artigianali queste. Sono come visitare 5 botteghe di artigiani. Si spazia infatti dal sapone al profumo, ai cosmetici, addirittura alla cereria dove si fa le candele e alcune creazioni con la cera e i fiori. Il mio cliente, prima di dire se internazionale o italiano, è un po' più colto che ricco. Non è un prodotto che va di moda oggi e domani non più. Ci sono dei clienti che l'acquistano da generazioni, sia italiani che stranieri. La curiosità di venire a visitare la casa madre è tanta, e c'è tanto lavoro dietro questi prodotti. C'è delle materie prime selezionate in un certo modo, alcune materie prime, alcune erbe officinali vengono coltivate direttamente da noi in un giardino che è a 2 chilometri da qui, che si affaccia su Firenze, che io chiamo il giardino degli aromi. Insomma, è un'azienda realmente in controcorrente. Made in Florence per me vuol dire Firenze ha una storia di commercio importante. Abbiamo festeggiato i 400 anni l'anno scorso e io li auguro altri 800 anni, però 800 anni vissuti all'insegna della tradizione, ma soprattutto dell'innovazione, è quello che le auguro. Purtroppo non li potrò vedere.